Come avrete capito dalle immagini, oggi vi portiamo alla scoperta di un borgo e della natura che lo circonda. Ci troviamo a Villa Lago, un piccolo gioiellino immerso tra i laghi e le montagne d'Abruzzo, tra i borghi più belli d'Italia. Andiamola a scoprire insieme. Villa Lago è un piccolo paese in provincia dell'Aquila, arroccato sul monte Argoneta e dai suoi 930 metri di altitudine domina la valle del Sagittario. Dalla piazza principale del borgo, salendo la scalinata, incontriamo subito la chiesa della Madonna di Loreto, che al suo interno conserva un dipinto cinquecentesco e un monumento scolpito in pietra. Ci inoltriamo tra vicoli, gradinate e piazzette. Ogni angolo regala dettagli architettonici e sorprese. Stemmi in pietra sui portoni delle case e i support, gli archi tipici che sostengono le abitazioni. Vagando senza meta arriviamo alla torre medievale. Nelle sue sale sono conservati attrezzi da lavoro di contadini e artigiani del passato. Villa Lago soggiornò anche Mauritz Corneli Escher e proprio qui, sotto quest'arco senza tempo, fu ispirato per la litografia molto importante del 1934, Natura morta a cospecchio. Arrivati nel punto più alto del borgo, da qui si gode di una bellissima vista e si può anche intraprendere il percorso che in 30 minuti conduce all'eremo di San Domenico. Noi ci andremo tra un po'. Se non ve la sentite di affrontare tutto il percorso, basta fare 10 minuti, ma che dico 10? Ma no, 5 minuti di cammino per arrivare ad una terrazza panoramica che c'ha una vista sul lago che è veramente imperdibile. Dopo aver visitato il borgo, non ci resta che andare alla scoperta di quelle che sono le bellezze naturalistiche di questi luoghi. E infatti, non lontano da qui ci aspetta la nostra prossima tappa, il Lago Pio. Andiamo! Giusto due passi a piedi per scoprire un piccolo gioiellino, luogo ideale per concedersi un po' di relax e fare una passeggiata. Meno conosciuto del lago di Scarno e di quello di San Domenico, però ragazzi, questo posto vale assolutamente la pena di essere visitato. Le montagne si riflettono nelle acque, specialmente in questo periodo, è una vera e propria tavolozza di colori. E non si può lasciare Villa Lago senza prima soffermarsi ad ammirare uno dei luoghi più suggestivi e scenografici. Stiamo parlando del lago di San Domenico, uno specchio d'acqua color verde smeraldo attorniato da montagne. E non c'è da meravigliarsi se il santo scelse questi luoghi per costruirvi un eremo e trovare la sua pace. Un ponte medievale attraversa le acque del lago e conduce all'eremo del santo. Sotto il portico più famoso e fotografato d'Abruzzo potrete vedere raffigurati i miracoli di San Domenico. La grotta di San Domenico è il luogo più antico di tutto il complesso eremitico in cui ci troviamo in questo momento.
Proprio in questo punto si dice che il santo dormisse, pregasse e avesse delle visioni ultraterrene. Per godere di questi paesaggi magnifici, vi consigliamo di passeggiare ancora un po' nel bosco per raggiungere le cascatelle della sorgente Sega.